Prevista dalla legge numero 6 del gennaio 2004, la figura dell'amministratore di sostegno ha lo scopo di aiutare i soggetti deboli che mostrano aspetti di vulnerabilità legate alle loro condizioni di salute. L'obiettivo di istituire un registro per gli amministratori di sostegno contenuto in una proposta di legge al vaglio del Consiglio regionale è stato al centro di un incontro nella sede di Via Torino della CGIL Campania. Si tratta di un'iniziativa che risponde all'impegno della politica sindacale a favore della promozione di una cultura dei diritti dei soggetti deboli. E abbiamo inteso ovviamente come organizzazione sindacale dare vita alla presentazione di una bozza regionale grazie all'aiuto anche di validi uffici giuridici, anche di consiglieri di vari esponenti, insomma di varie organizzazioni politiche, proprio per dare vita ad un qualcosa che mancava in Campania. Esiste una legge già nazionale però scarsamente attuata in tutte le regioni d'Italia. Abbiamo voluto comunque fortemente sostenerla per dare vita ad una nuova cultura dei diritti che vada incontro alle esigenze delle persone che abbiano in questo momento delle difficoltà anche temporanee, senza annullare l'incapacità, ovviamente la capacità di agire delle persone. Ci sembra una scelta giusta e necessaria da sostenere, intanto noi proprio come organizzazione sindacale, perché da sempre siamo in campo per difendere e tutelare quelli che sono gli interessi delle persone. A che punto è l'iter di questa proposta di legge? È stata presentata e adesso ci auguriamo, anche grazie all'iniziativa del sindacato, che possa essere esaminata nei tempi più brevi possibili. In ogni caso è importante averla messa agli atti e aprire adesso una discussione, perché è un argomento molto importante. La figura dell'amministratore di sostegno non è un lavoro, una professione, ma una figura che prefigura un impegno volontario e gratuito. Quindi per le persone che anche temporaneamente hanno, diciamo, non sono in grado di autodeterminarsi, quindi parliamo di disabili, parliamo di persone anziane, sole, hanno la possibilità appunto di ricorrere a questa figura per espletamento di alcune funzioni della propria vita.